8 ordinanze firmate dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che regolamenteranno dal traffico alla sicurezza sabato prossimo 17 giugno in occasione della giostra del Saracino. La manifestazione in sé per sé non cambia di una virgola, questo è bene dirlo, il Saracino è e sarà e rimane il Saracino. C'è soltanto un'attenzione particolare, la testa messa da chi si occupa di sicurezza sui vari piccoli problemi che potrebbero nascere e le procedure previste per evitare che abbiano conseguenze nefaste per i cittadini e per i giostratori. Alcol e oggetti pericolosi saranno off limits in Piazza Grande, dove i controlli saranno quanto mai serrati. Non sarà possibile introdurre ad esempio petardi, trombe da stadio, aste o bottiglie di vetro e altri oggetti che possano risultare pericolosi. C'è un filtraggio, un doppio filtraggio, quindi un controllo su chi entra e con che cosa entra. È evidente che anche le perdite di compostezza del cittadino che arriva, tanto per parlarsi chiaro, ubriaco all'ingresso della piazza, verranno stigmatizzate e addirittura ne verrà impedito l'accesso. Può sembrare banale, ma portare degli oggetti che in un momento di panico possono creare dei problemi o che possono essere usati per altri fini, questo la gente lo deve sapere, deve imparare anche a recarsi a delle manifestazioni, magari con un bagaglio più leggero, tanto siamo lì 2 ore, basta la bottiglia d'acqua e la macchinetta fotografica e un bel sorriso e ci godiamo tutti la manifestazione. La piazza è comunque il punto finale di un sistema di sicurezza che parte dal corteo. Vada sì che il corteo verrà, come dire, coordinato, verrà condotto, verrà diretto, verrà controllato, verrà scortato. E in questo senso abbiamo sia disposto un apparato di sicurezza pubblico, cioè le forze dell'ordine che hanno questo compito, integrate dall'apparato di sicurezza sussidiaria, cioè utilizzeremo degli steward professionalmente qualificati, più integrati dai volontari. E soprattutto sui volontari noi facciamo molto affidamento, cioè devono essere il punto di collegamento con i quartieri. Inoltre sarà bene arrivare ai cancelli di entrata con largo anticipo, in modo che gli spettatori, spiega Poponcini della Polizia Municipale, si trovino già all'interno della piazza per l'inizio della sfilata, che è previsto per le 20:15.